Due, uno, faccio, due volte due, faccio, due, singolo, per quattro, faccio quattro, tre, due, doppio, due. Daniela, lo sai perché ti ho scelto per Yes I Can? Sei simpatica, spigliata, energica, bellissima, divertente e ci si vede la tua voglia di fare. Di nuovo, and it's quattro, tre, vado, and four. Io mi sono candidata per fare Yes I Can per ritrovare la Daniela di un tempo. La Daniela iperattiva, la Daniela sportiva, la Daniela che ha voglia di muoversi continuamente. Io sono Daniela, ho 58 anni e peso 78 kg. Mi sto dedicando alla pittura perché ho avuto del tempo a disposizione che durante la mia vita non ho mai potuto avere perché ho sempre lavorato tutto il giorno. Mi piace molto dipingere perché mi rilassa, però al tempo stesso mi ferma ore e ore seduta sulla sedia e questo mi ha fatto prendere parecchi chili e quindi sono qui per recuperare la Daniela di un tempo che è sempre stata molto attiva, perché io ho sempre fatto tanto tanto sport sin da quando ero bambina, anche a livello agonistico, e quindi vorrei ritrovare quella Daniela iperattiva che si è un po' persa per strada. Go, go Dani, and work it, and four, three, two, e marcia indietro, così. Volete sapere quello che vedo? Mi state vergognando da morire. Guarda, vi faccio vedere come la state facendo. Siete pronti? State facendo. Ok. È naturale, però di nuovo, yes I can, tutto questo è, noi dobbiamo essere il migliore amico di noi stessi e ti devo dire, spesso e volentieri, la più grande nemico della donna è se stessa. Da bambina ero bella asciutta ovviamente, nel senso metabolismo altissimo, facendo sport, stavo sempre in grandissima forma, mi sono sposata. E la vita ha iniziato a rallentare un pochino con i ritmi al di fuori di casa, quindi un pochino più casalinga, anche se ho sempre lavorato, però avevo magari meno tempo solo per me stessa, dovevo dedicare più tempo alla famiglia, ho avuto una figlia e lì ho iniziato a prendere i primi chili, che non sono stati pochi, con la gravidanza ne ho presi sui 18. Però poi mi sono rimessa subito al lavoro dopo la gravidanza, ho ripreso lo sport e ho ributtato giù. Due, uno, faccio, due volte due, faccio, due, singolo, per quattro, faccio quattro, tre, due, doppio, due, singolo quattro, faccio, four, three, two, due, e due, singolo, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, anche un test della coordinazione. Ogni dieta che io ho fatto fino adesso è stato un successo per me, perché ho sempre raggiunto il mio obiettivo. Anche l'anno scorso io non stavo bene, ormai avevo preso troppi chili e facevo una salita, avevo il fiatone, e stavo ferma, avevo la tachicardia. Mi mettevo a letto, cominciavo a sudare e lì ho capito che dovevo insomma smuovere e fare qualche cosa, perché altrimenti Daniela qui non c'era.
E mi sono messa d'impegno e io in 8 mesi ho perso 26 chili. E poi? E poi eccomi qui. Sono tornati? Diciamo che nel momento in cui ho ricominciato a fare qualche sgarretto, ovviamente qualcosa ho ripreso, ma ho ripreso 5-6 chili. E quindi non ho intenzione di ritornare a dove ero arrivata perché stavo male. Di fianco, seduta proprio, sulla parte più importante del gluteo, incrocio le gambe, ok? E sollevo e scendo. E sollevo e scendo. Dani, perché mi guardi così? Mi stai guardando male? Lo stai facendo bene? Mi piacerebbe. È faticoso. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto sport? 3 anni fa. 3 anni fa? 3 anni fa. E con peso, con 1 chilo in più, menopausa in più, tante cose in più. E oggi che cosa ti stai sentendo? È il primo giorno proprio che sto riprendendo qui con te. Adesso, in questo. È? Bello. È una grande soddisfazione. Faticosa. Però c'è un obiettivo importante. Io mi sono candidata per fare Yes I Can per ritrovare la Daniela di un tempo. La Daniela iperattiva, la Daniela sportiva, la Daniela che ha voglia di muoversi continuamente. Non la Daniela che sta ferma e che fa la passeggiata col cane, però lì si ferma la sua attività fisica. E voglio ritrovare quella voglia di allenarmi, quella grinta che avevo nell'allenarmi, e che mi piaceva tanto e che adesso non ce l'ho. È la vita che ci deve essere sempre, a qualsiasi età. Perché noi invecchiamo anagraficamente, però in realtà, certo, a meno che non ci siano problemi particolari, insomma, tutto il resto si può fare. Yes, I can, si può fare, perché siamo vive. Finché c'è vita c'è speranza per tutto, quindi siamo vive e dobbiamo vivere. Daniela, lo sai perché ti ho scelto per Yes, I Can? Sei simpatica, spigliata, energica, bellissima, divertente e ci si vede la tua voglia di fare, così sei contagiosa in senso positivo e io sono molto contenta che fai parte di questo percorso perché penso che potremo fare un percorso molto bello insieme. Yes I Can è dedicato a aiutare le persone su diversi fronti a cambiare vita, metabolismo e la pelle e i capelli e l'articolazione e l'energia, dormire meglio, rigenerarsi, rallentare il processo di invecchiamento. E con te, Daniela, spero di darti tanti, tanti soddisfazioni. La dieta per me non è una sofferenza. La dieta sarà perché io l'ho sempre affrontata con un obiettivo ben preciso. Mai per una questione d'immagine, ma sempre per una questione di salute. Quindi, nel momento in cui faccio una dieta, sto bene, mi sento bene. Recupero energia, recupero vitalità, quindi non è un sacrificio, non è una sofferenza, è un andare giorno dopo giorno a stare meglio. Quando sono arrivata a 54 kg avevo fatto una dieta abbastanza ferrea e come dicevo prima io tendo a scendere molto rapidamente quando mi impegno e quindi evidentemente questa dieta mi aveva portato un pochino troppo giù. Non è che stessi male, ma io non mi sapevo vedere in quel modo, cioè io mi sono sempre vista un po' con le mie rotondità, quindi così secca, con il viso un pochino scavato, non sapevo vedermi. Magari per gli altri andava pure bene, per me no. Parte del mio concetto è perché non? Io avrei tranquillamente potuto farvi un allenamento strappalacrima, ma non è né sicuro, non è sano e non è quello che... Noi non siamo qui per fare la maratona dello sport. Si potrebbe tranquillamente fare, ma il concetto di Yes I Can è un po' diverso. Noi siamo qui
per affrontare lo sport come mezzo. Come mezzo. Il mezzo deve essere piacevole. Se il mezzo è una tortura, non ti viene spontanea la voglia di continuare o sbaglio, no? Diventa più difficile di continuare. In questo periodo io mi sono molto impigrita e quindi io sto cercando di ritirare fuori quella voglia di movimento che ho sempre avuto. Perché a me è sempre piaciuto fare sport. Io mi allenavo 3 ore al giorno, tutti i giorni. Mi piaceva. Era la mia vita. Ovviamente, dopo gli impegni di lavoro, familiari, eccetera, io dedicavo tutto il tempo che mi rimaneva all'attività fisica. Daniela, è quello che ti aspettavi? Aspettavo anche più movimento oggi, sinceramente ero venuta un po' impaurita perché io non mi muovo da tanto tempo e invece no, è stato bellissimo, un'esperienza bellissima perché oltre al movimento è venuto fuori il lato umano delle persone e quindi è stato molto coinvolgente, ci sono state delle emozioni particolari che insomma ci hanno fatto già unire come gruppo e questo credo che ci permetterà di arrivare ad ottenere dei risultati migliori perché potremo sostenerci l'una con l'altra in qualche modo.